Una regione come la Calabria, proprio per questioni squisitamente geografiche, non può che investire su una portualità che possa permettere di avere uno sbocco importante sul Mediterraneo, anche grazie ad una posizione baricentrica. Ne consegue uno sviluppo turistico ed economico. Proprio per questo la Regione Calabria ha deciso di investire su un piano che possa consentire la crescita dei porti calabresi. Noi abbiamo investito molto su Gioia Tauro, abbiamo investito sulla portualità classificata nazionale, mi riferisco ai porti di Corigliano, di Crotone, di Vibo, di Villa San Giovanni, di Reggio Calabria, e abbiamo programmato investimenti importanti sulla portualità regionale. Abbiamo già finanziato 10 porti o per adeguamento, per miglioramento, eccetera, tra cui il porto di Catanzaro, dove siamo qui oggi, per 20 milioni di euro, e c'è un nuovo bando per finanziarne altri 20 porti. Abbiamo investito oltre 120 milioni di euro, appunto, da destinare alla portualità regionale, perché è un dato: la Calabria, rispetto al potenziale dei posti barca, ne ha la metà. Abbiamo 4.300 posti barca a fronte di una necessità di almeno 8.600-9.000. Quindi in questa direzione gli investimenti che abbiamo messo in campo consentiranno di recuperare un ritardo enorme, ma soprattutto abbiamo messo in campo una visione della portualità, non il finanziamento dei singoli porti, ma un piano che è quello di realizzare una rete di infrastrutture portuali di diportismo qui in Calabria, con una visione che è quella di utilizzare e sfruttare bene questa opportunità che è data dalla proiezione della nostra regione nel mare, nel cuore del Mediterraneo, per farne un fattore di crescita e di sviluppo.